Bella a tutti ragazzi, qui è Tolafra che vi parla e oggi siamo tornati con un nuovo video su Clash of Clans. Il primo episodio è andato da Dio, più di 5.000 like, mi avete dato un supporto immenso, ma oltre ai mi piace avete dato un grandissimo aiuto anche con i commenti. Non immaginavo che ci fosse così tanta gente che mi seguiva ancora da Clash of Clans, dai tempi delle Clan War, dai tempi delle Base Review, grazie infinite. Oggi sono qui con un altro video, guardo come va la serie, guardo se vi piace, sono dei video molto semplici, dei video di gameplay proprio easy, scialli, con una musichetta di sottofondo per tenervi un po' così attaccati allo schermo e per rilassarvi. Devono essere dei video rilassanti, non mi incavolerò come su Clash Royale. Difficile perché lo farò di sicuro. Comunque andiamo a vedere quali sono stati i progressi dall'ultima volta che avevo portato video. Innanzitutto, come potete vedere, truppe tutte maxate. Come potete vedere, qualsiasi cosa a parte questa mina qua e le mura, che vi spiegherò tra poco perché, tutto è maxato. Infatti sto già portando sul municipio. Perché Tola porti sul municipio livello 4 se non hai tutto maxato? A parte le mine, le mura, perché le mura, secondo me, maxarle, spendere 100.000 luna non ha affatto senso, soprattutto a questi livelli in cui bene o male, cioè, i giganti te le buttano giù, gli spaccamuri poco altro fanno, cioè non è che siano così tanto utili, perché bene o male te le buttano giù lo stesso. Quindi ci vedo davvero poco nel portare su le mura. Per il resto, disposizione che funziona molto bene, l'ho inventata io, fa delle percentuali basse. Ovviamente vedete delle sconfitte, perché anch'io ho fatto delle percentuali basse, 35% e 30%. Avversari vedete che hanno fatto 45%, 34%, un 95% molto alta, questo devo ammetterlo, 17%, 34%, 50%, percentuali molto basse. Vi mostrerò più o meno come funziona. Questo è un altro 50%, andando abbastanza veloce perché non voglio perdere troppo tempo, voglio fare anche qualche attacco anche se non ho il bonus. Vedete che lo scopo è quello di riuscire a, diciamo, mantenere tutte le difese al centro, soprattutto lo spacca tutto qui in maniera tale da buttare giù subito qualsiasi avversario e evitare appunto che gli avversari, magari guardiamolo di nuovo perché è passato velocissimo, evitare che gli avversari riescano ad entrare. Allora, le difese intorno, cioè le strutture intorno sono facilmente abbattibili. Vedete che ne ho messe anche qualcuno agli angoli perché intorno poi non avrebbero molto senso, mentre agli angoli qualcuno se le dimentica. Vedete appunto le strutture intorno hanno anche dei punti morti, ma poi all'interno non si entra. Quindi fate massimo un 60%, 62% forse per cento neanche, e poi dentro non entrate più, quindi sarà davvero dura per gli avversari. Poi ovviamente ci sono i momenti in cui si perde, perché se io faccio una percentuale più bassa è ovvio che perda. Non so quante coppie siamo, però ho intenzione di fare qualche coppa nuova, anche se qui ho dei dubbi su come agire. Abbiamo però il doppio cannone, lo spacca tutto da questa parte, quindi potrei andare con i giganti, barbari e arcieri. Proviamo una tecnica di questo tipo, quindi utilizziamo i giganti per tankare, utilizziamo gli arcieri. Ah, ma no, ma si spostano, giganti merdosi, per voi solo la cifosi. Ok, si sono spostati da quella parte e non avevo previsto questo. Iniziamo con dei grandissimi fail che ci condannano ad una miseria, morte precoce. E sì, ho sganciato le truppe anche a caso, quindi 23%, perfetto. 28%, quale percentuale alta? 28%. Iniziamo davvero da Dio, e infatti 34%, cioè mi sono fatto battere da un 34%, sono anche sceso di notevolmente. Non vorrei aspettare troppo, non vorrei farvi aspettare, quindi andiamo a gemmare subito le truppe. Devo ancora prendere bene le meccaniche di questo gioco, regà, le truppe, come funzionano, dove si spostano. Qui, anche qui vedete, cioè se io sganciassi una truppa qua, difficilmente non raggiungerebbe lo spaccatutto. Quindi o vado con una arcieria e basta, o non so cosa fare. Quindi devo puntare a una percentuale alta solo arcieri. 1-2. Uno qua, perché quello lì non viene colpito. Poi ne manca, vediamo, forse anche questo qui forse non viene colpito. Dobbiamo far giù le strutture. Ok, no, viene colpito, perfetto. Un altro dovrebbe bastare. Andiamo con 1-2 1-2. Sì, dobbiamo far giù le strutture, diciamo con una rapidità e con una facilità
il più rapidamente possibile, il più facilmente possibile, senza farci buttare giù troppe truppe. Dai, ok. Abbiamo già un 35%. Ci mancano un po' di arcieri. Ora sta nel... Ok, qui non ci prende, qui sta nello sfruttare i punti morti. Qui forse ne avrei potuto usare uno. Quando si hanno così poche truppe, regà, non si possono sganciare a caso. Bisogna farlo in maniera chirurgica. Merda, ecco, questo non ci voleva. Però dovremmo riuscire comunque a buttarlo giù e ad andare ancora con... Oh, anche questo non ci voleva. Con altre truppe qua, vediamo se rischio troppo. Ok, ho rischiato malissimo. E potevo fargli giù questo e potevo fargli giù quello. Speriamo che abbia fatto di meno il nostro avversario. Sconfitta 50%. Va davvero male, regà. Oggi ho portato un video in cui speravo di mostrare quanto stessi salendo, quanto fossi forte, perché ho fatto una scalata davvero di un bel po' di vittorie. E niente, e tutto si vanifica in pochissimo tempo e con degli attacchi davvero pietosi, perché delle percentuali così sono molto basse. Però, altro giro, altro regalo. Anche in questo caso faccio davvero fatica, perché se li sganciassi qua avrei comunque paura che quegli svegli dei giganti facessero il giro, quindi, cioè facciano il giro. Quindi vabbè, io ci provo. Ho poco da perdere, vediamo. Ok, no, ok, non fanno il giro. Quindi riusciamo ad andare tutto da questa parte, visto che lo spacca tutto di là. Non voglio, diciamo, buttare giù tutti i barbari con le bombe, però voglio comunque riuscire ad essere efficace. Quindi come ha fatto ad attivare quella bomba lì? Io non lo so. Vediamo se riusciamo a fare un po' di percentuale. A me basta che... no, raga, 23%, madonna santa. Vabbè, questo qui va giù. Il barbaro qui forse non viene colpito, quindi riesce a fare un po' più di percentuale. No, viene colpito lo stesso. 34%, madonna santa, mamma mia che pietà. L'unica speranza... Ok, vittoria, mamma mia che pietà. Ha fatto un 28% all'avversario, altrimenti non avrei vinto. Davvero, davvero pietosi questi attacchi. Mi scuso fortemente, ma... cerchiamo un'altra battaglia. Devo rifarmi assolutamente. Becchiamo anche dei tizi con un municipio più alto del mio, quindi farò fatica. Non so come procedere. Potrei andare con la stessa tecnica da questa parte. Beh sì, potrei andarci. Oddio. Magari con soltanto due giganti. No, beh, teniamone quattro. Quindi 1-2, 1-2. Facciamo in modo che qui buttiamo giù facilmente questa Tesla, in maniera tale che non dia troppo fastidio. E poi andiamo in tutti i lati possibili immaginabili, quando ovviamente sono stati attirati. Ma ovviamente là il mio barbaro merdoso viene attirato da questi nulla facenti. Ecco, qui stesso ragionamento. Vediamo se riusciamo a buttare giù questo barbaretto qua, che mi sta dando del filo da torcere. 43%, sta andando meglio rispetto al solito. Spacca tutto, non lo buttiamo giù. Quindi penso che... ah, c'erano degli edifici morti, dei punti morti. Quindi penso che si possa proclamare la resa da questa parte. Sì, direi di sì, anche perché con la bomba poi si indeboliscono notevolmente. Vediamo. Sconfitta un'altra volta. Sono curioso. Raga, con la All Archers questa disposizione mi frega. Però queste bombe che ci sono sulla sinistra, vorrei capire se... Ok, no. Ok, devo assolutamente spostarle. Devo assolutamente metterle un po' più in qua, in maniera tale che con una solo arcieri riesca a farli giù facilmente e magari fregarli un attimo. Andiamo avanti, andiamo con un'altra battaglia. Sconfitte su sconfitte, stiamo accumulando davvero tanti insuccessi. Altra disposizione, c'è quello spacca tutto lì che davvero faccio sempre fatica a capire come attaccarlo. Però d'altra parte possiamo andare con giganti e sgherri. Però lo spacca tutto difenderà la difesa aerea, quindi anche una gigante sgherri la vedo dura. Però da questa parte no, non voglio fare cavolate. Se andassi con una whole barbs, visto che tutto sommato proviamo con una solo barbari, è da tanto che non la faccio. Andiamo con solite disposizioni, cioè solita, diciamo,
attitudine, solito sistema, sganciarli con una strategia che mi piace definire alla Katsum, e che talvolta funziona. Quindi qui se non vanno sullo spaccatutto ci regalano, ok, vanno sullo spaccatutto e non ci regalano una sega di emozioni. 56% vittoria, vabbè. 17%, vediamo se stavolta le bombe hanno funzionato. Beh, direi, spero vivamente di sì. Ok, le bombe no. Ok, beh, sì, hanno funzionato dopo. E beh, ha funzionato la strategia della disposizione. Sperava che andassero su questo edificio quando poi, ovviamente, fanno il giro. Continuiamo. Altra ricerca: la Old Barch. Soltanto Barbari mi ha regalato discrete emozioni. Quindi, se posso. Se potessi, meglio, la rifarei volentieri. Però, contro questa disposizione, già risulta un po' più complicated. Sì, decisamente complicato. Quindi, proviamo una roba così. Allora, Barbaro qua, siamo sicuri, non crei problemi. Arciere qua con un barbaro in maniera tale che, ok, riesca a buttarlo giù facilmente. E anche un barbaro qua in maniera tale che si tanchi e non consenta alla torre degli arcieri di buttarmi giù l'arciere prima che faccia giù due edifici. Ok, perfetto. Per ora ci siamo. Qui dobbiamo usare due di questi. Usiamo un arciere qua e poi andiamo con Barbari, barbari, in maniera tale da distrarre, perfetto, e in maniera tale da buttare giù un po' più facilmente. Non ho sganciato il barbaro lì per mancanza di attenzione mia. Quindi ora che ci restano un po' di barbari, 1, 2, 3, 1, 2, vediamo se riusciamo. Beh, direi di sì. Altro edificio è andato giù. Forse stiamo dando un po' troppo di lisi, cioè un po' troppe truppe. Quindi se riesco vado con arciere qua. 1-2-1-2 in maniera tale da proteggere l'arciere una volta che è stato. Ok, una volta che ha finito il suo effetto. E visto che non penso ci siano altri edifici, mi tocca per forza andare da questa parte. Quindi vabbè, alla fine più di così dubito che potessi fare. Magari con questi barbari riesco a penetrare, ma la vedo dura perché ci sia il cannone doppio. Cioè, niente, terminiamo la battaglia, vediamo com'è andata il nostro avversario. 55%, vabbè, per la nostra disposizione non è facilissimo da superare. Infatti abbiamo portato a casa un'altra vittoria. Beh, direi che con uno 0% è facile vincere sempre. Regà, 12 minuti e passa, siamo già a 13 minuti, quindi concludo qua il video. Ho fatto tanti attacchi, spero che vi sia piaciuto. Dato la fra è tutto, bel pollicione su. Bel commento, ci vediamo alla prossima.